giugno del 95. E il giorno stesso che arrivò a Milano, che poi arrivò al seguito di uno che non espose mai, che era l'avionsito Lambert, venne nello studio dove io conducevo all'epoca una trasmissione in televisione, non parlava una parola di italiano, però lo presentammo, ma nessuno considerava questo ragazzo, che invece è diventato il protagonista che tutti sappiamo, e noi vogliamo anche rivivere adesso con qualche immagine, qualche momento di questi, quanti sono? 18? 18 anni. 18 straordinari anni di Javier Zanetti in Italia. Vediamo qualcosa. Giovani promesse del calcio argentino. Sono Javier Zanetti, bisnonno italiano. Zanetti, che da solo vale il prezzo del biglietto. Ma all'improvviso spunta l'argentino che non ti aspetti. E lo spettacolare gol da parte di Zanetti. Gol stupendo di Zanetti. Se questo non è un trionfo. La Coppa UEFA sul cielo di Parigi. Simbolo di bandiere come Javier, ed è stato molto bello leggere uno striscione in occasione del tuo rientro, di due ragazze, credo, finalmente il sole è tornato a splendere nel nostro cuore, l'hai visto, no? Immagini. Io ho visto. Poi pochi sanno che questo signore è anche un cantante, vero o no? Sì, mi piace tanto la musica. Peccato non averlo scoperto prima, lo facciamo cantare qui con i nostri maestri al piano, ogni tanto ti esibisci in qualche karaoke, qualcosa, cos'è? Qual è il tuo pezzo forte? Più bella cosa di Eros. La più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti, vedi, ha un repertorio anche preciso. Vabbè, torniamo al calcio, senti. Tra l'altro siamo in un momento di passaggio non indifferente, forse con qualche malinconia, perché indubbiamente Massimo Moratti per te, oltre che per tutti gli interisti, beh, insomma, rappresenta intanto come cognome, ma poi personalmente un'epoca, una storia. Sì, io devo ringraziare al presidente, perché per me continua a essere il presidente, e la famiglia Moratti, per tutto quello che mi ha dato in tutti questi anni. Mi ricordo che arrivai, che io ero uno sconosciuto, e lui subito ha avuto fiducia in me. Dopo sono diventato, dopo 18 anni, capitano di questa grande società, questa grande squadra con tanta storia dietro, e l'ho detto tante volte che va al di là di un rapporto da capitano a presidente, sino ormai è un rapporto umano, come Massimo Moratti, una persona che sicuramente nel mondo del calcio si vedono pochi. In questi 18 anni c'è stata anche la tua amicizia con un altro grande come Facchetti, come Giacinto Facchetti, no? Anche quella, immagino, un rapporto di un'intensità straordinaria. Giacinto rappresentava per tutti noi un referente unico, è stato il primo a farmi capire cosa voleva indossare la maglia dell'Inter, e la sua presenza era sempre per noi molto importante, rimarrà sempre nei nostri cuori perché ha fatto grande questa grande società.
Credo proprio di sì, hai perfettamente ragione. Senti, ma sbaglio o tu riesci ad avere il rispetto anche dei milanisti, degli juventini, insomma dei tifosi intendo, fra colleghi ovviamente c'è il rispetto, in un clima sempre così radicale nel nostro calcio, di tifo così esasperato, credo che giocatori come te, per tutti i motivi che andiamo elencando, riescano a guadagnarsi il rispetto anche, non so, per la strada o che è difficile che, no? Magari... Questa è la cosa che mi fa più piacere, perché quando uno inizia a fare questa carriera dipende come uno la costruisce, come va crescendo, e credo che il rispetto è la prima cosa che ci vuole, e credo che questo è quello che sento da parte di non soltanto i tifosi interisti che mi dimostrano tanto amore e tanto affetto, sino da altri tifosi che sicuramente per me mi fa un enorme piacere. Ma un pochino milanese ti senti ormai? Un pochino? Ormai sì. Hanno scritto uno striscione di Domine et Milan, che è la Madunina, lo sapevo. Quasi metà della mia vita ho vissuto in Italia, allora mi sento... Ormai 15 anni non sono pochi, specie alla tua età. Senti, se vado così a memoria e dico Ronaldo, Adriano, Ibrahimovic, Figo, Eto'o, tutti i campioni con cui hai giocato in questi anni, qual era il più grande di questi? Qual è? Perché sono tutti ragazzi in perfetta forma. Ho avuto la fortuna, grazie al calcio, di giocare con questi grandi campioni, però io credo che il miglior Ronaldo, il primo Ronaldo. Il fenomeno. E senti, ho sempre raccolto per esempio le testimonianze dei compagni di squadra di Maradona, e sono tutti, come forse molti di voi sapranno, legatissimi a Maradona, perché Maradona avrà avuto mille difetti, ma è stato sempre un compagno di squadra, come giocatore straordinario e legato umanamente ai suoi. Ronaldo, nel rapporto tra di voi, calciatori, nello spogliatoio, era anche di questo genere? Cioè non faceva il fenomeno, era un ragazzo che legava bene con voi? Un ragazzo di un'umiltà incredibile. Poi lo dice un argentino, no, brasiliano, sì. Quindi voglio dire, questa è un derby perenne. Questa è una rivalità che esiste da sempre, però io posso garantire che fra noi argentini e brasiliani, con tutti quei campioni che abbiamo condiviso tanti momenti insieme, non ci sono stati nessun problema, come magari qualcuno ha voluto far credere. E adesso, Javier? Adesso va bene, c'è ancora questa stagione, poi chissà magari un'altra, dipenderà da come ti senti, da come ti va, ma adesso che l'Inter diventa di Torino, si è già sentito dire Zanetti vicepresidente, è una prospettiva? No, anche io sono stato sorpreso quando ho letto questa notizia, perché sinceramente nessuno mi ha detto niente, e credo che non è il tempo di parlare. Io in questo momento la prima cosa che mi interessava di più era guarire di questo infortunio molto grave che mi è successo. 6 mesi. Sì, adesso che ho provato le prime sensazioni sul campo, che mi sento bene, e spero di continuare a dare il mio contributo, e dopodiché, quando finisce questo campionato, con tutta serenità valuterò cosa fare nel futuro. Vedremo anche cosa avrà fatto nel frattempo Tohir, perché si insedia adesso. Che impressione avete avuto del primo contatto? Una buona impressione, con una persona con le idee molto chiare, ha vissuto il primo impatto con il calcio italiano, con il nostro paese. Credo che tutti insieme dobbiamo essere vicini per cercare di fare le cose ancora più facili. Senti, nella tua vita c'è stato di tutto, perché non è stato tutto facile fin dall'inizio, anzi, ti chiamano il tractor perché va bene, macini il campo avanti e indietro senza sosta. Però in realtà tu nella vita hai fatto il muratore con tuo padre, il garzone di lattaio, un po' di tutto, no? Un po' di tutto prima di avere questa grandissima possibilità di diventare calciatore e poter fare la mia carriera che mi ha dato tanti successi. Ebbene, insomma, poche parole ma molto sentite. Allora, e adesso torniamo ai temi della tua fondazione, perché è il motivo per cui ti abbiamo premiato, anche se, ripeto, motivi ce ne sarebbero 1001, e credo che anche Moratti sia intervenuto nella vostra fondazione, vi ha dato una mano? Sì, Moratti e l'Inter, tutti quanti, tutti i miei compagni, come dicevo prima, ogni volta che li parlo delle iniziative che vogliamo fare, loro sono i primi a... Ma allora i calciatori sono un po' meglio di come alle volte li immaginiamo, sono sensibili ai discorsi di solidarietà come quando vengono lanciati, come nel tuo caso? Sono molto sensibili, e non soltanto con la mia fondazione, sino io ho visto tanti compagni, colleghi che fanno tante altre cose in positivo. Cos'è la cosa più bella dell'Italia, 18 anni dopo,
che sei qui. Non mi dire la basta, no, sì, questa è una. Questa è una. No, a me l'Italia mi piace così come, di sicuro ci sono tante cose da migliorare, come in tutti i paesi del mondo. Io credo che problemi ci sono dappertutto, però credo che io fin dall'inizio mi sono trovato bene, soprattutto per il vostro affetto. Ti sei sentito a casa subito? Subito. E figuriamoci adesso. E allora avviamoci per la Venezione con un grandissimo campione come Javier Zanetti, campione di sport e campione, come avete visto, di solidarietà. Siamo su, siamo giù, dove stiamo? Va bene, preferisci, Massimo, va bene, preferisci, non c'è problema. Francesca, però Carlo... noi vogliamo completare questo palco, non solo. Sì, perché la famiglia non è al completo. Prima chiamiamo allora chi premia: Carlo Salvatori, presidente della Lazard, che arriverà sul palco insieme al presidente dei veterani, Corrado Cavazzini. Ecco, buonasera. Prego, ci possono raggiungere, vista l'importanza del momento, con la bella Jessica che porterà appunto l'opera. Ma vogliamo chiamare? Chiamiamo anche la signora Zanetti? Credo che la signora Paola Zanetti ha avuto un ruolo molto... è lei che ti ha spinto, no? È il motore di questa fondazione. Il motore della fondazione Pupi, Paola Zanetti. Buonasera Paola. Vogliamo che dica qualcosa anche Paola, vieni Francesca. Sì, il microfono ce l'ha, quindi la domanda la puoi fare da lì. Insomma, cosa rappresenta tutto ciò per lei e per la sua famiglia? Buonasera a tutti. Per me la fondazione è un grande legame con l'Argentina, è un modo per, diciamo, con questa sua fama, con le porte che si aprono grazie allo sport, cercare il lato buono, il lato positivo e dare una mano agli altri, per cui io sono molto contenta di questo impegno e ce la mettiamo tutta da 12 anni e cerchiamo di portare avanti questa responsabilità che abbiamo preso un po' d'anni fa, e ringrazio tutti quelli che ci danno una mano, per cui grazie a voi. Un bel esempio di altruismo e generosità. Io ne approfitto. Ecco, se prende Presidente il microfono, io ne approfitto perché la Lazard ha proprio curato la compravendita dell'Inter, quindi magari ne possiamo approfittare per fare anche una battuta con lei, tornando invece a temi più strettamente calcistici. Beh sì, noi abbiamo assistito l'Inter, la famiglia Moratti, per questa trattativa con gli amici indonesiani. Devo dire che l'abbiamo fatto volentieri perché l'Inter è una squadra conosciutissima nel sud-est asiatico e questo grandissimo campione e questa grandissima persona che ci ha Zanetti, anche lui è molto conosciuto nel sud-est asiatico, quindi i risultati si sono visti. È servito anche Zanetti come testimonial per questo? No, fa parte del pacchetto. Per far business. Vogliono Zanetti voi. Una grande persona, una bellissima famiglia, un'iniziativa. Allora, i fotografi ci dicono venite avanti anche perché non è finita, perché quando si parla di Inter a Parma non può mancare chi? Il vescovo, Monsignor Enrico Solbi, che anche quest'anno è qua. Sua eccellenza, venga, l'anno scorso era qui con Buoninsegna, che c'è anche quest'anno. Top, lo sai, eh? Allora siamo al completo, vuole aggiungere qualcosa alle cose già molto belle che sono state dette da Javier e dalla signora? Avrei tante cose da aggiungere nel ringraziamento, nel complimentarmi e poi quella coppa alzata al cielo è certamente la coppa che a me fa molto piacere. Lo credo. E speriamo di ripetere. Speriamo di ripetere. Ci spiace per chi non ha questa fede, ma ci sono... Lei si deve occupare di un'altra fede, non di quella. Tra poco. Io conosco bene la gerarchia delle fedi. Va bene. Però volevo dire che quella coppa che è alzata al cielo è certamente la coppa dell'umanità. L'umanità testimoniata e vissuta e ancora offerta da lei, capitano. E per questo diciamo grazie. Grazie, parole bellissime. Grazie ancora, Javier Zanetti, ciao signora. Grazie a tutti, grazie.